Thank you very much for your time uh, for joining us. Uh, obviously there's a big game coming up in the Nations League, Italy versus England. Um, what do you think is the state of Italian football at the moment? Because we can't believe that Italy is, is not in the World Cup again. Io credo che sarà la rivincita della vittoria che abbiamo avuto a Wembley nel tanti Campione d'Europa. Devo dire che la più grande sorpresa visto il girone che abbiamo avuto è non essere presenti ai mondiali in Qatar. È una squadra, quella italiana, che ha qualche problema, qualche problema in difesa. Senza Chiellini stiamo perdendo, abbiamo perso un punto di riferimento. E adesso credo che Mancini riuscirà a trovare veramente una chiave per far sì che la difesa sia la famosa difesa italiana e soprattutto siamo una squadra che segna poco, fa pochi gol e quindi vedo che ci sono dei problemi sotto questo aspetto. Però come sempre quando giochiamo contro l'Inghilterra ci esaltiamo e sarà molto interessante vedere questa Inghilterra che in questi momenti all'inizio del campionato è una squadra che è meglio non affrontare perché tutti i giocatori inglesi sono al massimo della condizione fisica e quando sono in condizioni è una squadra molto molto difficile. I want to ask you about England's chances at the World Cup. Obviously they got to the final of the Euros. Do you realistically think this England team can win the World Cup? I'm really interesting, sono molto interessato <laughs> nel risultato di questo World Cup in Qatar. Perché io come allenatore, come manager dell'Inghilterra, quando ho allenato questa squadra, settembre, ottobre, novembre, io ero disposto a giocare contro le squadre più forti del mondo. A marzo, aprile, così, così, perché eravamo già in calo fisico, a giugno, grandi difficoltà. Ecco, io voglio vedere se questa mia teoria che l'Inghilterra in questo periodo è una grande squadra, una squadra che oltre ad avere dei talenti, avere anche un ottimo allenatore, può essere veramente competitiva e vincere, tornare alla vittoria in una competizione così importante come il campionato del mondo. E sai quanto è difficile essere England manager What do Cosa pensi del lavoro che Gareth Southgate sta facendo come manager England Perché è arrivato alla semifinale della World Cup, è arrivato alla Euro Final. Ha fatto un lavoro molto, molto buono, la maggior parte delle eh, credo che in questo momento il calcio inglese, eh, la Premier League, è al top del livello mondiale e quindi siccome le squadre, i giocatori hanno bisogno di confrontarsi sempre con dei giocatori ad alto livello, questa competizione così vera, così difficile di tutte le partite ha fatto crescere il calcio inglese e i giocatori inglesi. La velocità del calcio inglese è famosa, la qualità del calcio inglese, della Premier League, no? Calcio inglese come calcio inglese. È stata veramente un eh, muoversi sempre verso un coso, un, una miglioria di tutti i momenti. Hai detto che Southgate c'è la pressione. L'unico dubbio che ho nella, è nella testa dei giocatori. Il giocatore inglese sente la responsabilità può arrivare vicino alla vittoria e poi questa responsabilità la sente come un macigno sulle spalle se andiamo a vedere il secondo tempo dopo aver fatto il gol contro l'italia non ha più giocato e la cosa che mi ha impressionato già dopo mezz'ora perdevano già tempo perdevano tempo non volevano più giocare non hanno più giocato e questo è un problema di testa allora è un problema di fisico o di testa <ride> questa sarà Quello che eh, riusciremo a capire dopo i campionati del Qatar. I know in your career you've, you've managed some of the best forwards in the world, like Ronaldo, uh, like Batistuta, uh, Totti, uh, so many of Van them. Nisteroy. Van Nistelrooy. Van Kane. Harry Kane. How would you describe him as a player? Do you think he is one of the best forwards ever? Io penso di sì, io penso che lui ha avuto la fortuna di avere un allenatore come Conte che lo ha fatto migliorare. Perché adesso King non sta là davanti a spettare la palla, lo fa venire incontro partecipa all'azione. È un giocatore che fa gol e fa assist. Di solito i grandi Ronaldo non faceva tanti assist, faceva gol. King invece, è un giocatore che partecipa all'azione, di fatti molte volte è lui. Che fa l'assist o lancia eh, i compagni, per cui credo che è veramente la carta più importante che ha l'Inghilterra. Se devo dire però che qualche cosa, c'è una difesa che non mi convince molto. Infatti, ho incontrato a San Siro Southgate, ho parlato con lui, ho parlato di Tomori. Secondo me, è un ottimo difensore. You... Perché è veloce. E... I also just want to ask you about another Italian uh, manager who is doing a very, very good job in the Premier League at the moment, Antonio Conti. What do you make of what he's doing at Tottenham? Because we know he was very successful at Chelsea, he was successful at Juventus, he was successful at Inter Milan, and he seems to have started doing a very good job at Tottenham again. l'allenatore deve far sì che i giocatori credano nel lavoro che fanno. Credano in lui e la proposta che l'allenatore dà ogni giorno per migliorarsi, per far sì che questo lavoro che è sul campo, lavoro fisico, ma è soprattutto un lavoro mentale. Quando c'è il lavoro mentale c'è la convinzione e i risultati vengono. Conte, oltre che essere bravo tatticamente, è un allenatore che riesce a farsi seguire dai giocatori. E i giocatori fanno in campo quello che lui chiede. E facendo queste cose riescono a ottenere i risultati. I risultati si ottengono con la qualità, ma soprattutto col sacrificio. E quando uno vede giocare il Tottenham, vede che tutti si aiutano. Tutti cercano di fare quello che gli è stato detto e tutti si sacrificano. C'è il gruppo, c'è la mentalità e il gruppo. Do you still feel very very proud that as well as being the manager of Juventus and Milan and Roma and Real Madrid that you were also manager of England? I'm proud. Sono orgoglioso, sorry. sono orgoglioso di avere, essere stato il manager dell'Inghilterra ho avuto anche dei, dei buoni risultati purtroppo nel mondiale in Sudafrica non siamo stati fortunati e, ed è una cosa che ti resta dentro che ti resta dentro quando Wembley canta l'inno inglese quando il pubblico vive la partita quando vai per le strade e senti questa voglia di vittoria, questa voglia di calcio che in pochi posti lo senti negli stadi e poi lo senti con rispetto. Ecco, io mi sono sentito rispettato e mi sento ancora adesso quando giro per Londra rispettato, mi chiedono tofemi and people always say the England manager's job is the impossible job. Do you think it was? Was it the hardest job you did? Was it eh, si, si dice che sia impossibile perché non si vince. Eh, è difficile, perché molte volte eh, si trovano delle situazioni. Io ho lasciato a marzo prima di giocare gli Europei. Per una questione completamente. Extra dal mondo calcistico. È una questione che tutti conoscono. La storia di John Terry sul campo, la curiosità dell'impossible job è proprio quella di vedere se giocando a novembre, novembre, dicembre, si possa vincere il campionato. Ecco, voglio vedere se questo Impossible Job viene smentito. Brilliant. Thank you very much for your time, Grazie. Mr. Grazie. pleasure to meet you. Thank you. In bocca al lupo, Good luck, England.